Diciamo che c'è stato un percorso di crescita da parte delle ragazze importante. Io dico sempre che quello che dovevamo fare il prossimo anno lo stiamo anticipando e quindi è motivo di soddisfazione da parte dello staff, ma anche da parte della società. Credo che le ragazze si stiano comportando veramente molto molto bene. È un peccato perché le partite con la Juve e col Milan ce le siamo giocate alla pari e secondo il mio punto di vista solo per il fatto dell'esperienza, perché siamo una squadra molto ma molto giovane, abbiamo magari sbagliato qualcosina, però diciamo che alla fine tutto sommato quello che ho detto prima del nostro percorso di crescita non va ad intoccare sicuramente il nostro cammino nonostante queste due sconfitte, anzi ci fortifica ancora di più per il proseguo del campionato. Ma io non mi accontento mai, nel senso che con grande umiltà si lavora durante la settimana e finché c'è vita c'è speranza, recita un vecchio proverbio. E io credo molto in questo e lo credono soprattutto in modo particolare le ragazze, nonostante queste due sconfitte con due squadre, ripeto, fortissime, che però abbiamo la possibilità di rincontrare il girone di ritorno e non si sa mai. Noi non ci accontentiamo, continuiamo nel nostro percorso e giorno dopo giorno cerchiamo di metterci dentro tante più nozioni possibili per cercare di farci trovare pronti per il girone di ritorno. 500 sì, sono tante. Sono tante e la fortuna di averle fatte con questa maglia probabilmente anche di più. L'ho voluto fortemente. E ne vado ovviamente molto molto orgoglioso. Io non smetterò mai di ringraziare la famiglia Squinzi, non smetterò mai di ringraziare questa città che ovviamente mi ha accolto in modo totale, ha accolto me, ha accolto la mia famiglia, ha accolto la mia storia, ha accolto le mie origini, quindi credo che sia per me motivo di grande soddisfazione potermi regalare e magari anche poter regalare questo traguardo alla città. È stato un percorso lungo, è stato un percorso dove non sempre partivo, magari anche con salendo di categoria, no? Partivo fra i probabili titolari e il fatto di poter conquistarmi anno dopo anno la fiducia di tutti i grandi allenatori che ho avuto, perché anche lì ho avuto la fortuna di essere allenato dai migliori. E vuol dire che se fai così tante partite vuol dire che poi gli allenatori che hai avuto ti hanno apprezzato penso come giocatore e mi hanno apprezzato anche a livello umano.